Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi per un'occasione speciale, perché fra un paio di giorni scusate, tolgo l'audio. Fra un paio di giorni è la festa delle donne e noi, le Makeup Angels, volevamo lasciarvi con un video proprio dedicato alle donne. Io ho messo il cerchietto rosso proprio perché il mio video sarà dedicato alla violenza sulle donne, quindi utilizzerò il colore rosso. Spero di fare un make-up, diciamo, decente, particolare. Inizio subito col mettere il mio correttore. Ovviamente questo video è in collaborazione con le Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Allora, iniziamo subito. Stavo facendo delle prove, ma ovviamente, siccome nel frattempo stavo cucinando, stavo per bruciare qualcosa e quindi ho aspettato, ho spento tutto e quindi ho detto vabbè, poi lo riprendo dopo. Allora, perché questo video lo dedico alla violenza sulle donne? Inizio nel truccarmi e piano piano vi farò vedere quello che utilizzo. Per prima cosa la Ruby di Obsession, quindi di Huda Beauty. Utilizzerò questo rosellino chiaro. Allora, perché? Perché sinceramente volevo dedicare questo make-up alle donne in generale. Quindi io sono contraria per quanto riguarda la violenza sulle donne, che sia fisica, che sia data dalla boccuccia di determinate persone, quindi sia quella fisica che quella verbale. Sinceramente sono rimasta scioccata di determinate cose che ho visto in giro in questo periodo. È veramente uno schifo totale. Parlo delle cose che hanno messo su TikTok, sinceramente, per quanto riguarda la violenza verso le donne, anche le persone che vogliono diventare donne. E quindi è una cosa che sinceramente mi ha lasciato a bocca aperta. L'altro giorno ho visto su TikTok una ragazza che aveva messo la situazione di oddio, non so come si chiama la ragazza, però è molto famosa adesso, che ha partecipato anche a Ballando con le Stelle, se non mi sbaglio, ed è la ragazza che ha l'occhio bendato. Allora, ora non mi ricordo bene bene cosa è successo. Il ragazzo, se non mi sbaglio, gli aveva buttato l'acido addosso. Automaticamente la ragazza si è ustionata tutta e ha perso un occhio. Se non mi sbaglio, il ragazzo si era poi suicidato. Automaticamente, cosa è successo? C'è stata l'udienza di questa ragazza e i genitori del ragazzo hanno fatto una denuncia perché, cioè al contrario, nel senso che la vittima era il figlio, perché il figlio è morto, ma lei è sopravvissuta e adesso è diventata anche una bella ragazza. Dice, vedete, dice che sta bene tutto. Ora io. Ragazzi, alziamo le mani perché veramente a me cadono, anche se non ce l'ho, perché non è normale. Scusatemi, quella ragazza ha subito un sacco di interventi, ma veramente un sacco di interventi. Ha perso un occhio. La bella ragazza che era prima, il risultato non era quello che di norma lei voleva. Tra virgolette, ha avuto la forza di rialzarsi e di combattere per la propria vita, quindi di iniziare di nuovo a vivere. E adesso perché quella ragazza ha avuto, tra virgolette, successo ed è diventata una ragazza che all'occhio suoi, diciamo, scusate, è diventata, si riesce anche adesso a guardare, la colpa è sua, cioè. Ragazzi, mi sono cadute le braccia a terra, cioè no, queste sono cose che non devono succedere assolutamente. Ma che stiamo scherzando? Ma veramente fate? Cioè, ma veramente, io ora non lo so quello che è successo perché io stavo seguendo questa cosa della violenza perché su TikTok c'è una ragazza che mette queste cose. Io non li guardo, non li guardo. Non riesco a guardarli perché io veramente sono contro in tutto e per tutto, quindi non riesco a
vedere queste cose. Credetemi, è più forte di me, non ci riesco nemmeno. Dice, ma io ti pagano, ma proprio nemmeno per l'anticamera del cervello io guardo queste cose. E anche quando ci sono stati dei film, tipo, sapete, la sera dice, ma cosa ci guardiamo? Ci guardiamo un film. E c'erano delle persone che tipo subivano violenze e tutto. Io mi alzavo e me ne andavo in bagno. O gli dicevo tipo, lo togliamo sto film che non mi piace? Mi fa, ma guarda che è una storia vera. Appunto. Io non riesco, non riesco assolutamente. Ma il fatto di fare anche questo video per quanto riguarda la violenza sulle donne, quindi il fatto di fare un make-up con il rosso e tutto è una scelta, ovviamente, e soprattutto perché spesso noi ci fermiamo con la violenza fisica, cosa sbagliatissima, perché la violenza non è solo fisica, ma anche verbale, e molte donne, proprio molte donne, sono brave in questo. Bravissime proprio sono in questo. Perché la violenza non è quella fisica data soltanto da un maschio, diciamo, no? Ma anche quella che alcune donne lanciano ad altre donne, anche in base a come sono vestite e tutto. E questa è una cosa bruttissima. Cioè, quando la violenza verbale viene da un'altra donna, è una cosa molto, ma molto brutta. Veramente. Allora, qua devo sfumare, eh? Io nel frattempo vado avanti perché sennò mi perdo. Già che mi perdo nelle chiacchiere, non oso immaginare. Oggi stavano Betty aveva pensato che il video doveva essere per oggi, ma ovviamente è per sabato, quindi ha avuto paura. Dice, ragazzi, sono in ritardo. No, tranquilla, lo puoi ancora fare. Infatti volevamo cambiare il nome delle Makeup Angels e delle Esaurite Angels perché in questo periodo veramente siamo tutte esaurite per varie cose e tutto. Però sempre ci teniamo in contatto, siamo delle persone che si sanno divertire e tutto, e quindi andiamo avanti. Vado a dare un sorso. Mi sono fatta una tisana perché ho un dolore allo stomaco, al fianco anzi, e non so il motivo, quindi. Allora, vado a mettere un rosellino chiaro e lo vado a mettere qua per sfumare il tutto. Ditemi ovviamente se festeggerete questo giorno. Io ad esempio prima lo festeggiavo. Prima festeggiavamo perché andavamo a mangiare fuori. Spesso capitava che andavamo a mangiare fuori proprio per la festa della donna, per il fatto che cioè tipo qua vicino ovviamente. Tipo, sapete, mangiare la pizza, antipasto, e poi c'era tipo il piano bar e tu ti divertivi, ballavi, facevi le solite cose che si fanno in quel periodo. Poi ultimamente non è stato tanto bello perché poi non lo so, non riuscivo a divertirmi più come facevo prima. E un po' mi dispiaceva questa cosa, però non riuscivo più a divertirmi, e quindi ho deciso di non uscire più per determinate situazioni. Adesso vado a mettere questo qui, scusate la luce, vado a mettere questo qui solo all'attaccatura delle ciglia. Vediamo se ci riesco. Perché questo è un make-up fatto approssimativo, tipo, sapete quando vi alzate e dici, ma cosa faccio? Cosa fa un make-up? Tutti fanno un make up, faccio un make up. Quindi lo metto proprio all'attaccatura. Ditemi cosa ne pensate, ovviamente, per quanto riguarda questo video. Ditemi se
la pensate come me. E ovviamente, se la pensate come me, mettete un cuoricino rosso nei commenti, proprio per sconfiggere, anche se non servirà soltanto un cuoricino rosso, ma per sconfiggere la violenza sulle donne. Spero che un giorno parleremo di altro, ma io ho visto che ancora adesso ci sono queste situazioni, sinceramente, credetemi, sono stanca, ma stanca. Perché io sono del parere che se due persone non vanno d'accordo, che siano marito e moglie, che siano conviventi, che siano amici, che siano fratelli, sorelle, quello che sia, pace amen, cioè fatevi la vostra vita, andate avanti, non rimanete aggrappati alle cose del passato, cioè fate la vostra vita, fatevi una vostra vita. Se quella persona non vuole stare con voi, ma fatevene una ragione e fatevi la vostra vita, cioè perché rovinare la vostra e quella ovviamente degli altri, delle persone che vi stanno vicino, perché spesso capita che non ci fanno nemmeno caso delle persone che stanno vicino. Nemmeno caso ci fanno. Questo mi sta facendo un male atroce. Non fateci caso dei miei capelli bianchi, lo sapete tutti che io ci sono affezionata. Vado a mettere il mascara. Ovviamente ancora l'occhio non l'abbiamo finito perché gli volevo mettere glitter, però ho deciso di no. Così se riesco vado a fare la base. Allora, questo è il mio make-up. Ditemi ovviamente cosa ne pensate. Non è perfetto, ma io non sto ancora imparando. Avete pietà di me. Ricordatevi che è una violenza anche quella verbale, anche quella scritta. Comunque, io vado a sorseggiare, a sorseggiare. Allora, io vado a sorseggiare perché mi è suonata la campanellina che devo bere. Vado a fare l'altro occhio off camera. Ci vedremo dopo quando sarà il momento di mettere blush illuminante e rossetto. Cosa metterò sulle labbra? Colore chiaro Ci vediamo dopo. Allora, ho sistemato anche l'altro occhio, ho fatto la base. Nella rima proprio ciliare, proprio attaccata alle ciglia, ho messo dei glitter e ho utilizzato la palettina questa qui della Revolution, che si chiama palette di ombretti, vabbè, il cartoncino mi è caduto a terra, comunque quello con il pack rosa, e ho utilizzato i glitter questi qua al centro rossi. Ho messo prima il primer di NYX, questo qui, e poi ho messo i glitter proprio attaccati, poi ovviamente ho messo il mascara. Ho fatto la base e in questi giorni ho utilizzato il primer, questo qui di Huda Beauty, e il fondotinta, anche se è un po' scuro, di Huda Beauty. In combo sono perfetti, mi ci trovo benissimo e quindi amen. Per quanto riguarda la cipria, è sempre quella della F perché la devo smaltire. Non vi faccio vedere proprio la base e tutto perché la sto facendo in questo periodo, sto facendo sempre questa, per far sì di eliminare, diciamo, il fondotinta e quindi utilizzarlo sempre, visto che non è che devo uscire, devo andare da qualche parte in particolare, lo utilizzo per questo. Allora, sembra che abbia fatto le scale, invece no. Allora, finiamo gli occhi, andremo a fare la parte di sotto. Io metto, sinceramente, voglio mettere la parte proprio questa qua più scura per quanto riguarda l'occhio.
E niente, ovviamente, come vi ho detto poco fa, non so se adesso non è che lo ricordo se l'ho detto oppure no. Ovviamente, se siete arrivati fin qua, mettete un cuoricino rosso proprio per essere contro la violenza sulle donne. Io direi contro la violenza in generale sull'essere umano. Diciamo, ci prendiamo spunto per quanto riguarda la festa delle donne, però dobbiamo anche essere obiettivi e fare direttamente. Di norma non si dovrebbe, in generale non si fa, dice, di tutto nel buon fascio, però io direi di essere contro la violenza in generale. Lasciate le persone libere di essere quel che vogliono essere, sinceramente. Ok. Poi vado a utilizzare il rosa che ho utilizzato. Anzi, voglio prendere il salmone. Sì, prendere il salmone. Dove prendere Allora, vado a prendere questo salmone qua. Non l'ho mai utilizzato. E lo metto qua sotto. Ovviamente il correttore è sempre quello di Astrid, lo 02. Per quanto riguarda invece per illuminare, e quelli di Essence che sono abbastanza chiari, io li utilizzo per illuminare il mio viso. Sto cercando di smaltire, come vi stavo dicendo, questo fondotinta, così non saranno soldi sprecati. Perché è un filino più scuro, però io lo noto, poi essendo che lo so, in automatico non sopporto proprio. Però devo dire che cioè, è carino come fondotinta, devo dire che è carino, non è niente male, dai. Ok, allora, per quanto riguarda il blush, andrò a mettere questo qui di Astra, il Move, che mi piace tanto, sinceramente, quindi andrò a mettere questo. Non sto mettendo terra perché già il fondotinta è scuro, quindi non metto terra, soltanto un po' di guanciotte. E ovviamente andremo a. Mi sono incastrata le dita. E ovviamente andremo a sfumare. Poi, come sempre, qui vedo tipo che sono con le guanciotte rossissime. Invece nello specchio no. Però siccome io mi vedo, correggiamo con la spugna. Come vedo molte youtuber fare. Per quanto riguarda l'illuminante, andrò a mettere questo qui di Wet n Wild di My Melody, che fa un profumo, ragazzi, ma un profumo. Di quelle, io mi ricordo che c'erano quei burro cacao che poi vi farò vedere perché mi è arrivato il pacco di Colourpop e c'è un burro cacao che utilizzavo quando ero piccola. Mamma mia, che profumo! Bello, 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 bello. Allora, andiamo a mettere l'illuminage. E metterò questo qui proprio rosa dove c'è il cuoricino, perché il nostro cuoricino, come dice Barbara D'Urso, è vostro, dei miei figli, poi vostro. Molto bello questo illuminante, non lo so se si vede, è molto molto bello. Ora girerò dei video perché sono andata ieri a fare la spesa di prodotti. Io esco una volta ogni tanto, quando esco, Caruso. Aiuto! Purtroppo è così, quando arrivi ad uscire di casa per andare a comprare i prodotti, oltre che ne servono perché la famiglia è grande e tutto, compro di tutto e di più. Allora, metterò la matita questa qui di Nabla, la Velvet Line, nella colorazione Melrose. E poi voglio mettere, per la primissima volta,
Il rossetto questo qui di Fenty Beauty non l'ho mai utilizzato ed è uncuffed, quindi vado a mettere il tutto e ci vediamo. Lo farò velocizzato oppure ci vediamo dopo. Dopo gli voglio mettere un gloss di Nabla. Metterò questo qui più rosa perché sennò non voglio avere le labbra sacche. Sì, bello. Questo è il Shine Theory Lip Gloss di Nabla e la colorazione è Dress Code. Bene, ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questo video. Spero ovviamente che vi piaccia anche la parte che ho fatto lasciando, diciamo, spazio all'interno dell'occhio. Ditemi ovviamente cosa ne pensate. Vi raccomando. Nei commenti scrivete no alla violenza con il cuoricino rosso, ci tengo tantissimo. Ovviamente adesso andiamo a vedere le altre due cose hanno combinato. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, sia il make-up sia quello che abbiamo discusso. E che dirvi, ragazzi, io vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!